Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un confronto fra due droni di due tipologie completamente diverse, a parte il peso, nel senso che li rende un pochino simili, nel senso che sono tutte e due sotto i 250 grammi, solo che uno è un drone FPV, quindi un drone racing super compatto, super veloce, super manovrabile, ovviamente con tutte le caratteristiche di un drone racing, mentre l'altro è il Mavic Mini. Ma questo non è un video confronto fra i due droni, perché ovviamente non c'entrano nulla uno con l'altro, ma è un confronto fra le due fotocamere, nel senso che questo mini drone che vi ho già presentato, in cui vi ho già fatto un unboxing, magari vi lascio qua sopra il video nelle schede se non l'avete visto, ha come caratteristica una fotocamera molto interessante, una fotocamera che arriva fino a 4K 30 fps con un'app dedicata, perché si connette wifi all'applicazione, la si può regolare in tutto e per tutto, paradossalmente con molte più regolazioni di quella che ha la fotocamera del Mavic Mini. Quindi questo è solo per un confronto, per far vedere a che livello sono arrivate le fotocamere FPV, nel senso che le fotocamere FPV, ok, servono per pilotare il drone, quindi con i nostri occhiali andiamo a pilotare il drone, ma con quelle attuali si può registrare dei video, secondo me, di qualità più che buona, anzi direi per certi punti di vista comunque ottime per quello che sono nate queste fotocamere. Quindi su questo Beta FPV, cioè il mini drone racing, ho una fotocamera Tarsier che, come vi dicevo prima, ha caratteristiche veramente interessanti. La imposterò a 2.7K perché le arriva a 4K, mentre qua del Mavic Mini ovviamente non ci arriva, il massimo che ha è 2.7K 30 fps, mentre questa fotocamera Tarsier può essere regolata da 4K 30 fps, poi si va scendendo e si può fare anche un 2.7K 60 fps. Il 30 fps nel 2.7K non è disponibile, quindi la registrazione di questa fotocamera che faremo sarà 2.7K 60 fps. La cosa bella è che registrano direttamente su una SD anche loro, e la qualità, secondo me, dell'immagine non è niente male. Ovviamente non è paragonabile a quella del Mavic Mini, ma è giusto per far capire se queste fotocamere hanno qualcosa di interessante anche loro dal punto di vista cinematografico, e se questi droni racing con queste fotocamere ci permettono sia di divertirci dal punto di vista FPV, sia dal punto di vista adrenalinico per quello che sono in grado di fare, ma anche per registrare dei video cinematografici interessanti, appunto perché la qualità dell'immagine è buona e quello che fanno questi droni è veramente adrenalinico. Quindi questo video è solo per capire a che livello sono arrivate queste fotocamere che si possono montare sui droni FPV e se vale la pena montarle, e se sono veramente tanto inferiori dal punto di vista qualitativo rispetto a quelle di un Mavic Mini, che è una fotocamera secondo me più che buona per le sue caratteristiche di drone, anzi direi ottima nel 2.27K, l'unica cosa che ha è che ha pochissime regolazioni, mentre paradossalmente ne ha di più questo con la sua applicazione dedicata a molte più regolazioni dal punto di vista di registrazione video, qualità video, addirittura anche di codifica video. Possiamo scegliere se codificare H264, H265, cioè veramente questa fotocamera ha un sacco di regolazioni. Quindi adesso partiamo in un volo in un'area di campagna, quindi non è un video bello per dire che bella location, che bello tutto questo, ma è solo appunto per vedere le due qualità video e se queste fotocamere hanno raggiunto un qualità video di tutto rispetto. Quindi adesso decolliamo in questo video comparativo Mavic Mini Beta FPV con fotocamera Tarsier V2. Vai! Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Oh.
la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Ok ragazzi, il video è finito, voi le immagini le avete viste, io quando sto registrando questa parte non le ho ancora viste, quindi aspetto i vostri commenti, scrivetemi cosa ne pensate del livello che hanno raggiunto queste fotocamere, che si possono montare sui droni FPV, che registrano direttamente su schede SD, che hanno il 4K, che hanno il 2,7K 60 fps, cioè veramente scrivetemi. E appunto il termine di paragone qua del Mavic Mini, che è una super fotocamera 2,7K, l'unica limitazione, come vi ho detto prima, che non ha regolazioni, ma dal punto di vista qualitativo tanta roba. Quindi il termine di paragone è Mavic Mini, e quindi ditemi come vedete queste fotocamere che si possono montare sui droni resili, e se vale la pena montarle per avere video di un certo tipo, o se invece sono ancora talmente inferiori o talmente scarse di qualità che non ne vale la pena. Scrivetemelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi ragazzi, il video è finito qua, lasciatemi un grosso pollice su se questo video comparativo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!